conosceva le conseguenze, Monteleone. La visita di questa ragazza non è stata autorizzata. I suoi resti domiciliari sono compromessi. Non mi lascia altra scelta che riportarla in carcere. Andiamo, non è poi così grave. Questo non è lei a doverlo giudicare. Ma sono io che ho sbagliato, io che infranto le regole, io che ho costretto Andrea ad aprirmi quella porta. Lui non c'entra nulla. C'è una legge, signorina, e le leggi vanno rispettate. Andrea è l'uomo che io dovevo sposare e stargli vicina in questo momento mi sembra una legge morale per me. Lei non è mai stato innamorato. Non lo sa che cosa vuol dire dover stare lontano dall'uomo che si ama. La prego, non faccia rapporto. Così, dopo tanto dire, io mi ritrovo nuovamente solo tra i neon di una statale, la mia mente che prende il volo. Qualcosa sta cambiando, qualcosa sta nascendo in me, mi sto ancora cercando. Non chiedermi perché, io non so che sarà, o che sarà di questa vita, sempre fra le dita. Che sarà di questo tempo sotto sopra, io vorrei scoprirlo come cercare. Fosse finita, perché la notte scesa non ci ha più trovati. Sarà il destino arbitro di questa partita. Il gettatore ave con i cuori rubati. Servono a niente. So che gli volevi bene. Sei sempre stato uno della nostra famiglia. Ricordo quando razzolavi per casa insieme a Fabio. L'ho appena visto prima di raggiungere voi, era molto scosso. Mi spiace che non abbia avuto la forza di venire qui insieme a noi. Anche a me. Insomma, Giulia a quanto pare è stata strepitosa. Prontezza, capacità di improvvisazione. Ancora un po' ti ruba la scena, stai attento. Ma quella è stata la paura, lascia stare. Anche se, voglio dire, se la gente non fosse stato un tipo romantico, lei avrebbe potuto anche recitargli Giulietta e Romeo, ma non sarebbe cambiato niente. E per fortuna, altrimenti il nostro Andrea, anziché quest'abito, avrebbe un bel pigiamino a righe. Vedo belli rilassati voi due, eh? Non voglio sembrare paranoico, ma oggi mi processano per omicidio. Andrea, nella vita si va per piccoli obiettivi. E già il fatto che tu sia qui agli arresti domiciliari è un buon segno. E soprattutto abbiamo il nostro asso nella manica. Federico Soprani, il super testimone, vedrai. Andrà tutto bene. Non lo so, ma speriamo. Come vi sembro? Sobrio, elegante al punto giusto. Sembri quasi una persona seria. È anche una persona stanca, eh? Infatti non ho dormito tutta la notte. Guarda, ecco, talmente agitato che... riesco manco a farlo dalla cravatta. Guarda, se fossi una delle donne della giuria, io sarei sicuramente dalla tua parte. Smetti di scherzare. Ho veramente paura. Ho paura di non farcela. Ma che fai? Ti arrendi adesso? Che fai? Getti la spugna adesso? Robby ha ragione. Ricordati che sei innocente. E per di più hai un avvocato in gamba dalla tua parte che saprà far valere i tuoi diritti. Lei farà la sua parte e tu farai la tua, d'accordo? E noi faremo la nostra. Andrea, tu devi resistere. Devi farlo per Giulia, per i tuoi, ma soprattutto per te stesso. Adesso tu vai in quel tribunale e gli fai vedere chi sei.
non essere sorpreso. Non potevo mancare. Faccio parte anch'io di questa famiglia, no? Sai, tu mi hai mostrato la parte peggiore dell'essere uomo. E non sei mai riuscito a chiedermi perdono. Mai. Perché non volevi sfigurare con la tua creatura perfetta, Paolo. Saggio. Bravo. Moderato. Il figlio che ogni padre vorrebbe avere. L'orgoglio di tutte le famiglie. Solo che anch'io ero tuo figlio. E avrei voluto essere un figlio migliore. Essere degno del tuo amore. Ma eri tu che non eri degno del mio. Anche l'odio è un sentimento. E sai che ti dico, papà? Accontentati. È sempre meglio di niente, no? Ho saputo di tuo padre. Mi dispiace. Fabio, di qualcosa. Non penserai che in un momento del genere mi metta a dire frasi di circostanza? Certo che sì. Lo so che eravate sinceramente affezionati. Tuo padre mi ha insegnato tutto quello che so e gli devo molto, certo. Ma a te ha dato la vita. E anche solo per questo dovresti portargli un po' più di rispetto. È vero, mi ha dato la vita. E poi mi ha insegnato che sono soltanto un mucchio di stronzate. Se lo poteva anche risparmiare, no? Già. A pensarci bene, che tu al mondo ci sia o non ci sia è assolutamente la stessa cosa. Nessuno sentirà la tua mancanza quando marcerai all'ergastolo. Senti, vai pure in tribunale, ci penso io al negozio. L'udienza sarà iniziata da un po', no? Ah, grazie. Magari più tardi posso darti il cambio. Andrea processato per omicidio. Lo sai che ancora non riesco a crederci. Cosa vuoi? La vita riserva sempre delle gran belle sorprese. Ecco, appunto. No! Come diavolo hanno fatto ad entrare? Stato alla finestra con un piede sporco. Chi stai chiamando? Secondo te? No, no, no. Come sarebbe no? Non vuoi denunciarli? No, niente polizia. Ma sei impazzito, guarda quanti danni ci sono. C'è di mezzo Paola, vero? Quello che è successo qua dentro ha a che fare con i suoi giri. Vuoi ancora continuare a coprirla? Eh? Non ti è bastato quello che è successo? Stammi bene a sentire. Il negozio è mio. Paola è la mia ragazza, questi non sono affari tuoi, ok? Sono stato chiaro? Chiarissimo. Processo contro Monteleone Andrea. Escano i testimoni. Tutti in piedi, entra la corte. Dichiaro aperto il processo contro Monteleone Andrea per omicidio volontario.
Diamo lettura del capo d'imputazione. Monteleone Andrea è stato rinviato a giudizio davanti a questa corte per essere giudicato del reato previsto e punito dall'articolo 575 del codice penale per aver cagionato la morte di Kalim Mohamed. Non ci posso credere. Ma da dove sono entrati? Guarda che macello che hanno fatto. Eppure dovresti esserci abituata. Ci vedi un che di conosciuto? Noti qualcosa di familiare? Che intendi dire? Che io c'entro qualcosa con tutto questo? No, sai com'è? Vengono a svaligiare proprio il mio negozio. Prendono 4 dischi a caso, mettono tutto all'aria e basta. Questi sono quelli della banda, ci gioco quello che vuoi. È la tua testa che non funziona. Ma guarda, ti sei paranoico. Questa è opera di qualche teppistello. I miei amici, come li chiami tu, sono dei professionisti e non farebbero mai un macello del genere. Questo macello è un avvertimento. Mi pare chiaro. E a me pare chiaro che nella tua testolina qualcuno sta girando un film che non esiste. Un film, un film. La finestra sfondata è un film. I dischi rotti un film. Tutto questo macello un trucco del computer. La verità è che da quando ti conosco non ho fatto altro che mettermi nei casini. Sono stato insultato, picchiato, trasportato droga, tutto per starti vicino. La verità è che tu sei come il miele per le api. Solo che attiri guai. Un mare di guai. Ogni testimonianza registrata durante le indagini sul caso e che verrà presentata nel corso di questo dibattimento risulterà inoppugnabile. A seguito di queste certezze, la pubblica accusa potrà sicuramente dimostrare la colpevolezza dell'imputato Monteleone Andrea per l'omicidio di Kalim Mohamed. La parola alla difesa. Signor Presidente, signori della Corte, la difesa è al pari dell'accusa convinta di poter dimostrare qualcosa. L'innocenza dell'imputato. Gli indizi e le testimonianze. Non a caso l'accusa non menziona le prove. Valgono per ciò che sono. Il risultato di un'istruttoria sommaria, sbrigativa e approssimativa, cui ha fatto naturalmente seguito un impianto accusatorio del tutto indiziario e circostanziale. Manca infatti a tutt'oggi l'unica prova che inchioderebbe Andrea Monteleone alle sue responsabilità penali, vale a dire l'arma del delitto. Dov'è? Nessuno l'ha vista e l'accusa non l'ha prodotta. Quell'arma, prova inconfutabile di colpevolezza, non è mai stata trovata. E sarà dunque attraverso prove testimoniali e deduzioni logiche incontrovertibili che la difesa dimostrerà che Monteleone non ha ucciso Mohamed Kalim e che a macchiarsi di quel crimine avvenuto al Circolo Tre Ponti quella notte non è stato Andrea Monteleone, ma un'altra persona, il vero assassino. Disturbo? Sì, a dire il vero sì, ho un mucchio di cose da fare. Scusami. Non ti abbiamo visto al funerale di papà. Come stai? Mi deludi. Uno psicanalista di fama come te dovrebbe capire al volo l'umore delle persone, no? È vero, ma vedi, io sono un medico, non un indovino. Bene, allora te lo spiego io. Sono sulle spine, in ansia. D'accordo? Il processo per la morte di Mohamed è iniziato questa mattina e questo temo che possa influire negativamente sull'immagine del circolo. Anzi, scusami, adesso appena ho finito di sbrigare queste cose devo tornare in tribunale. Per un attimo mi ero illuso che la morte di nostro padre ti avesse in qualche modo colpito. Sai una cosa? Anche lui era preoccupato per questo processo. Che stai dicendo? In che senso? Non lo so. Dimmelo tu. Non lo vuoi capire, eh? Io non c'entro niente con questa storia dell'omicidio. Niente. Mi ha raccontato che quando ti ha visto alla clinica, anche se era imbottito di medicinali, lui ha come percepito la tua paura. Ti ha sentito scosso. Certo, certo. Vedo che non ha perso occasione per sputare veleno, nemmeno in punto di morte. Allora siete uguali. È la stessa cosa che stai facendo tu adesso, o no? Non sono stato io a tradire le persone che amavo. Non sono stato io a rubare la donna a mio padre. Non sono stato io a costringermi ad odiare. Basta.
Basta con questo odio, queste guerre. Perché non proviamo a essere semplicemente due fratelli? Non vedo proprio da dove potrei cominciare. Comincia a liberarti del peso che hai dentro. Cosa è successo veramente quella notte? La corte chiama a deporre Jamila Khalim. Jamila Khalim, venga. Prego. Buongiorno signora, vuol dare lettura di questa formula ad alta voce. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Pronto? Buongiorno, cerco il signor Bonanni. Sì, sono io. Sono l'agente Mordini del commissariato di zona. Questa mattina una nostra pattuglia ha fermato un camion che trasportava merce rubata. C'erano anche dei CD e dei materiali musicali. Signor Bonanni? Sì, sì, la seguo. Su uno degli scatoloni c'era un'etichetta strappata, c'era ben poco, ma abbiamo ricostruito il nome del suo negozio. Sì, negozio, certo. E quindi posso passare a ritirare la roba? Veramente ci risulta nessuna denuncia da parte sua, almeno fino a stamattina. È necessaria una denuncia? Beh, certo. Ma li avete presi, voglio dire, quelli che hanno fatto il colpo? Sì, sono dei ragazzotti dei balordi, hanno precedenti per furtarelli. Comunque, se passa da noi in caserma, stendiamo la denuncia e può riprendersi la refurtiva. No, senta, lasciamo perdere perché non la voglio fare la denuncia. Beh, come vuole, se ci ripensa ci faccia sapere. Signora, lei è la moglie del defunto Mohamed Khalim. Sì. Conosceva l'imputato Monteleone Andrea prima di questo processo? Sì. Lui e mio marito si conoscevano da diverso tempo. Lavoravano insieme come camerieri presso il ristorante del circolo di proprietà del signor Fabio Galanti, giusto? Sì, si sono conosciuti lì. E in che rapporti erano? Erano amici, lui e mio marito. Mio marito le era molto legato, soprattutto all'inizio. E è successo qualcosa che ne ha incrinato i rapporti? Qualche dissidio, forse? Ultimamente era troppo nervoso, non parlava volentieri di Andrea. Ma cosa diceva esattamente, se lo ricorda? Mi ricordo solo che mio marito e Andrea ci avevano questioni di soldi. Suo marito doveva dei soldi a Monteleone o viceversa? Mi dispiace, ma non lo so dire. Mio marito mi aveva detto che aspettava dei soldi da qualcuno. Con quei soldi dovevamo tornare a casa. Al nostro paese. Perché l'hai ammazzato? Perché? Perché l'hai ammazzato? Non ricordavo che il whisky ti piacesse così tanto. Sono tante le cose che non ricordi di me. E poi, cos'è, ti preoccupi per la mia salute? Tutte queste attenzioni non sono da te. Non ti si addice il personaggio che stai interpretando, no? Ah, sì. Può darsi. Ma vedi, io ho promesso a nostro padre che avrei fatto del tutto per aiutarti. E poi siamo fratelli, no? Sì, ma noi non siamo mai stati dei fratelli normali. Mai. E poi, non lo so, sei tu quello strano, sei lì che mi guardi, mi studi, stai attento a quello che faccio, a quello che bevo. Non lo so, io mi sento come sotto a un vetrino di un microscopio. Sotto? No. In genere si sta sul vetrino, sopra, no sotto. Ok, correggi pure quello che dico, correggimi pure per come parlo, avanti. Forse volevi dire sotto accusa. Va bene, sì, è così, d'accordo, sotto accusa, è vero.
Perché sei teso come una corda di violino ogni volta che si parla della notte dell'omicidio? È in corso un processo, ci arrivi? È morta una persona che lavorava per me. Ed è implicato un ragazzo che io conosco, e la mia testimonianza potrebbe rovinargli la vita per sempre. Cos'è? Dovrei festeggiare, forse? Dipende. Cos'è successo veramente quella notte? Sul banco degli imputati c'è seduta un'altra persona. Vagliela a fare lui questa domanda. Adesso, se non ti dispiace, vorrei rimanere da solo, per favore, un attimo. Va bene, d'accordo. Ma sappi che io sono venuto qui soltanto per offrirti il mio aiuto. E l'offerta è sempre valida, ricordalo. Può quindi confermare d'avere visto il Kalim uscire da solo dall'ufficio del Galanti quella sera? Sì, posso confermarlo. Bene, signor Presidente. Ho finito. La difesa vuole controinterrogare la teste? Sì, signor Presidente. Allora, signora Murri, lei ha dichiarato di aver visto uscire dal circolo il Kalim intorno alle 2:30. È così? Che ci faceva ancora al circolo? Non è insolito lavorare fino a quell'ora? Sì, ma c'erano degli straordinari da fare. Io sono l'unica segretaria dell'amministrazione, quindi capita spesso che... E questi straordinari, che mi pare di capire faccia piuttosto spesso, sono di natura professionale o anche personale? Lei ha mai avuto una relazione con Fabio Galanti? Mi oppongo, signor Presidente. La domanda non è pertinente. Signor Presidente, la domanda è importante per stabilire l'attendibilità della teste. Opposizione accolta. La difesa può continuare, ma la prego, avvocato, si attenga ai fatti. Dai verbali risulta che lei, in quella notte colma di lavoro, stesse facendo delle fotocopie. È così? Sì. Ricordo che si trattava di libri contabili. C'erano dei conti da rifare. E come le faceva queste copie? A mano? Come il piccolo scrivano fiorentino? Ma... no. C'era la macchina, la fotocopiatrice. Ma guarda, è strano. Perché, stando a questa fattura, la macchina fotocopiatrice era in riparazione il giorno del delitto. Ed è stata riconsegnata solo il giorno seguente. Allora perché non hai denunciato il furto? Potevi almeno riavere i CD. Mancano in tutto 35 CD. Qualche vinile preso a caso, qualcuno si è rotto. Non è un gran danno. Beh, comunque potevi riaverli. È che io trasporto droga, tra criminali ci si protegge. Cosa? No, mi è uscita così. È che non me la sono sentita di fare il cittadino modello, ecco. Mattia, è tutta colpa mia, tu non c'entri niente. Sono io che dovrei sentirmi sporca, non tu. Tu non sei un criminale. Eppure è proprio così che mi sento. Io ti prometto che tutto questo finirà presto. Molto presto. Signora Murri, le ricordo che si è impegnata a dire la verità e che la falsa testimonianza è un reato punibile a termini di legge. Allora, le riformulo io la domanda. Lei ha visto o non ha visto Mohamed Kalim uscire quella sera dallo studio di Fabio Galanti? Non ne sono più certa. No. La testimonianza è evidentemente conclusa. La testa può lasciare l'aula. Signor Presidente, chiedo alla Corte l'assunzione del teste Federico Soprani, un testimone fuori lista in quanto si tratta di persona senza fissa dimora. È stato rintracciato solo nell'imminenza di processo. Mi oppongo, signor Presidente. Il teste è già stato ascoltato nel corso delle indagini
ed è stato giudicato inattendibile. Se l'accusa lo permette, la difesa gradirebbe che fosse la Corte a giudicarne l'inattendibilità. Per quali circostanze la difesa intende ascoltare il test in questione? Si tratta di un test chiave, signor Presidente, attraverso la cui deposizione la difesa tende a dimostrare la totale estraneità ai fatti da parte dell'imputato. La Corte ha deciso di accogliere le richieste della difesa. La seduta è aggiornata a domani mattina alla stessa ora. Così, dopo tanto dire, io mi ritrovo nuovamente solo tra i neon di una statale. La mia mente che prende il volo e spesso mi domando se...